Ogni tanto ci sono anche le società di investigazione. Sembrano stranissime. In realtà mi sono portato qua una manager, ma adesso ne parliamo. Ciao internet, sono qui con Marianna Vintiadis. Allora, la carica perfetta è Head of Southern Europe di Kroll. Southern Europe mi diceva che è sotto Vienna, in realtà c'è questa cosa buffa. Southern Europe. Quindi, Kroll, società di investigazioni storica, dagli anni 70. Raccontaci tu che cos'è Kroll, dai. Va bene, negli anni 70 all'inizio Kroll nasce come diciamo l'investigatore di Wall Street. L'idea è esattamente così, si Nasce chiama come proprio così. l'investigatore di Wall Street. Questa mi Esatto. mancava. No, è proprio nota così in America. E l'idea che ha avuto il fondatore, che è proprio Jules Kroll, da cui la società prende il nome, era che le grandi aziende avevano bisogno di una serie di servizi che o la polizia, piuttosto che gli investigatori tipici tradizionali, non erano in grado di fornire. E uno di questi erano le complesse analisi di frodi interne alle aziende. Ok, È quindi così che è nasce per nata la le società. aziende, Sì. Sì. con focus aziende, e si muove sempre di più per perfezionarsi sulle aziende, corretto? Corretto, corretto. Ok. Che rimane ancora il core business della società. Quello che succede nel tempo è che lavorando sempre su casi più complessi e sviluppando una serie di tecniche, ci siamo resi conto che una parte dell'attività, che poi era sempre crescente, comincia a diventare cibernetica. Ed è il motivo per cui è qui. Se vi stavate chiedendo cosa cazzo c'entra le indagini vere, per quello. Cyber, sì, il cyber entra prepotentemente all'interno di un settore che prima era poco cyber come frode, furti, eccetera, no? Beh, certamente c'era sempre stata una componente molto umana e anche le metodologie utilizzate per seguire un incarico di questo genere tipicamente non erano particolarmente cibernetiche. Questa cosa comincia però già a cambiare negli anni 80 e devo dire, nascono grandi database di informazione, cominciano a nascere anche strumenti che usano gli investigatori che sono più tecnologici, algoritmi e anche nell'investigazione più tradizionale, gli usi di GPS, altro tipo di materiale che è sempre più tecnologico. Quindi la tecnologia entra in questo settore, ma poi comincia anche a entrare, diciamo, anche nell'ambito degli strumenti utilizzati anche, non solo dagli investigatori, ma anche da coloro che le frodi le perpetrano. Ma ascolta, nell'immagine comune l'investigatore soprattutto è o un ex poliziotto o il classico piccolo digossino sotto copertura, cioè tutti uguali con gli occhiali da sole, in genere i Ray-Ban. Com'è nella realtà? Nel senso, chi è normalmente un dipendente che fa investigazioni, analisi, eccetera, di Kroll? Più o meno, poi Ok, ovvio no, che ce ne sono tanti tipi diversi. certamente, certamente, però diciamo che non è questa la figura tipica, quella che hai appena descritto, non è la figura tipica per fare un'analisi di insider trading, per esempio, Immaginavo. ok? Quindi ci vogliono competenze tecniche in finanza, competenze tecniche anche in ambito legale, in ambito economico e anche una rete di relazioni in quest'area. Perché chiaramente l'investigatore, laddove noi siamo simili agli investigatori, è che chiaramente noi interpelliamo le persone, cerchiamo di capire come sono andati i fatti, eccetera. E quindi ci vuole qualcuno che sia in grado di interloquire e di trovare risorse anche in ambiti molto elevati. In più, quasi sempre sono internazionali. E quindi le persone devono anche conoscere molte lingue e aver avuto un'esperienza internazionale. Quindi il tipico curriculum di chi vuol venire da voi, qualcuno che È un voglia po' come il venire, mio, ho vissuto in più, beh, facile tu, studi vissuto a in più Cambridge, paesi. giri tra diverse Esatto, nazioni. laureata in economia, mi giro in diverse nazioni, parlo 4-5 lingue, è questo. Questo è un curriculum tipico della nostra azienda. Sì, un dannato unicorno, cioè esatto, cioè, più facile trovare un unicorno che non trovare qualcuno che funziona così, vero? Più o meno.
Va bene, allora dicevamo cyber. C'è un... Ok, il cyber... Possiamo dire che in realtà le frodi diventano cyber con tutti i sema del caso, perché è più comodo, perché è più veloce, cioè è più facile iniziare, premesso che gli skill invece, gli skill per chi fa una frode informatica sono estremamente elevati, ma in un settore molto piccolo, possiamo dire che è più facile provare a fare un attacco da un punto di vista digitale, secondo te? Sì, allora, assolutamente sì. Per due motivi. Il primo ha a che fare appunto con quello che dicevi tu, cioè che se uno deve intraprendere una carriera criminale al giorno d'oggi è molto meglio per lui farlo da un punto di vista cibernetico. Non è un cavolo okay. di suggerimento, non stiamo suggerendo di farlo. Assolutamente, okay? No, dico per già chi intende. No, perché poi ci sono quelli sotto, allora l'ho trovato la mia nuova via, visto che è difficile mandare il curriculum a crolla, allora faccio il criminale. No. È meglio non essere criminale, okay. Anche perché poi arriva la crawl e vi stana. Sì, o la polizia che anche... esatto. O quello che andate a beccare che è anche peggio. Perché... Sì, a volte succede anche succedono anche cose brutte da questo punto di vista. Allora, dicevi, per due motivi principali. I due motivi principali sono questi. Uno è che si fa in remoto. Ok. Che cosa vuol dire? La polizia lavora sempre entro i confini nazionali. Quando arriva al confine deve chiedere l'aiuto di una parte terza. Ok, quindi se io attacco l'Italia dal Giappone, ok, o la Russia dall'Australia, dal Congo, sì, okay. Ok, ovunque, non importa, ci sono hacker ovunque, quindi anche questa idea che ci sono criminali informatici ovunque, esatto. Gli hacker sì, ci sono sì. Ovunque, ma non fanno quelle cose lì. Sì, sì. Scusami. Ok, occhio che ti tiro i calci sotto la scrivania. Hai ragione. Okay, sono sensibile all'argomento, ti tiro un calcio sotto la scrivania. Linguaggio. Hai ragione. Se la vedete sobbalzare sono io che do il calcio sotto la scrivania. I criminali informatici sì. Sì, sono remoti comunque, e quindi sono remoti, quindi cosa succede? Che quando hanno attaccato magari una società italiana, la società italiana fa la denuncia qua, dopodiché la polizia ha il problema che quando arriva al confine deve chiedere internazionale, eccetera, certo. Ok, e questo rende i tempi lunghissimi. Sì, ma certo. I tempi del cyber sono molto veloci e poi il criminale che ha fatto il bottino magari cambia anche paese, quindi poi prenderlo diventa un bel problema. Questa è la prima cosa. La seconda è che anche nel caso venisse preso, le pene tendono a essere più basse. Quello sì è vero. La pena tende a essere più bassa sì. Nella versione digitale di un esatto. Crimine esatto. Rispetto alla versione fisica, non analogica. La versione analogica. Credo che sia legato al fatto che manchi il danno fisico e manca l'aggressione, no? Quindi una parte del crimine chiaramente, cioè se uno fa una rapina a mano armata lascia anche una vittima a livello psicologico, eccetera, anche se la vittima è uh-huh. Fisicamente illesa. Quindi il danno è ben diverso, no? Che se però a parità di bottino recuperato la pena è teoricamente inferiore. Esatto, quindi allo stesso rischio diciamo corrisponde una pena, cioè allo stesso danno corrisponde un rischio una pena più inferiore di una sì. Pena, cioè sì ok, una pena inferiore, sì. In due non riusciamo a farne uno, va bene lo stesso, è il bello del fatto di andare così e non tagliare. Esatto. Poi c'è anche, mettila così, da un punto di vista imprenditoriale, c'è anche la dimensione del mercato. Esatto. Cioè io tecnicamente, se voglio andare a rubare segreti aziendali, a sottrarre segreti aziendali a un'azienda italiana e devo attrezzarmi per fare un'effrazione, devo fisicamente, ho un terreno limitato da quello di dove mi posso spostare. È così. Se lo faccio da remoto, dal Congo posso attaccare in due ore l'Australia, gli Stati Uniti, la Norvegia, la Grecia e la Spagna. Esatto, anche perché molto spesso questa attività, e qui cominciamo forse con un primo parallelo con l'attività fisica tradizionale, sì. Ok? Cosa succede quando un ladro entra in uno stabile e decide, come decide il ladro in quale appartamento entrare? Uh-huh. Ok, molto spesso non è che c'è una meta prefissata, guardano le porte, ovvio. Vedono la porta più debole ed entrano.
La stessa cosa fanno i criminali informatici. Entrano, fanno una scannerizzazione e vedono punti di vulnerabilità e attaccano molto spesso il punto più vulnerabile. Non partono tutti con l'idea che hanno già un attacco prefissato e vogliono prendersela con una certa autorità o con una certa azienda. Vanno dove trovano l'opportunità. In realtà quello è una cosa che vediamo anche noi spesso alla rovescia, cioè psicologicamente mi dicono: vabbè, dai, perché devo essere sicuro? Tanto perché dovrebbero venire ad attaccare proprio me, che psicologicamente lo capisco, cioè puoi attaccare il Pentagono, una banca o me, perché diavoli dovresti prendertela con me? In realtà è alla rovescia, io prendo, scansiono, mando una rete a maglie larghissime, vedo quali sono le macchine più o meno vulnerabili e poi entro lì. Ed è un concetto però difficile da far capire nella prevenzione, esatto. Il fatto di raccontare questa parte, sì. Davvero complesso. Colpiti per caso, questo è il tema, che molto spesso si è, forse non per caso del tutto, perché qui c'è un ragionamento dietro, però in realtà dal nostro punto di vista non è che siamo il target primario a causa dell'interesse contenuto dei nostri server, ma semplicemente perché siamo i più esposti. E c'è un'altra cosa, perché prima dicevi che in realtà è una cosa abbastanza complicata. Allora, certi attacchi sono veramente sofisticati e su questo non c'è dubbio, però ormai ci sono tantissime tipologie di attacchi che sono fatte tramite software pubblicamente reperibile su internet. Quindi attenzione, questo è un punto molto importante, anche perché magari tra un attimo parliamo un po' dell'aspetto investigativo e perché una società come la Kroll si trova a occuparsi di queste cose, e per trovare che in realtà molto spesso questi crimini sono perpetrati da persone che non hanno una conoscenza tecnologica, ok? Quindi le domande tradizionali tipo chi potrebbe avercela con me non devono più escludere le persone magari vicine a noi, il dipendente licenziato eccetera, perché non ne sapeva niente di computer. Sì, no, si è cambiato negli ultimi anni però questa cosa, perché se fino a qualche tempo fa tu dicevi chi è che ha uno skill così elevato da poter entrare, adesso il toolkit per fare anche solo phishing sono disponibili a chiunque. Poi lo vogliamo dire che nonostante il fatto che migliori tutto, buona parte delle frazioni digitali sono fatte perché qualcuno sbaglia da qualche parte, perché è un cioè buona parte delle password sono recuperate perché chiedi la password e questi te la danno, lo vogliamo dire. Esatto. Fa male al cuore, lo so, fa davvero tanto male al cuore, però è vero. Ma certo, anche negli attacchi professionali di criminali che si fanno questo per mestiere, in realtà i primi punti sono quelli di cercare le password che sono le più semplici. Il nome del figlio, l'anniversario di matrimonio, la data di nascita, il nome del cane, cioè ci sono una serie di categorizzazioni. Non è vero, io non mi ricordo il fatto che adesso quando si erano bucati visura.it a Roma nell'ordine degli avvocati, la password più diffusa era avvocato, esatto, in un fottuto ordine degli avvocati. Sì. E nei le password degli amministratori più diffusi, che sono administrator. New admin. Cambiate per favore, ascoltateci e assicuratevi ogni volta che voi avete una password del genere muore un gattino. Esatto, lo dico prima. Ok, allora vediamo di rimetterci un attimo in rotta, di smettere di cazzeggiare, che è una cosa che viene benissimo davanti alla telecamera. Mano a mano ci si è spostati da analogico a digitale. Sì. Il digitale diffuso per più ragioni: uno, perché è più facile; due, perché ovviamente essendo extraterritoriale sono più difficili delle indagini; tre, non in ordine di importanza, li sto mettendo in ordine di elencazione. Tre, perché mi dà accesso a un mercato più vasto di possibili bersagli; quattro, perché alcune cose sono diventate estremamente semplici anche per non addetti ai lavori, perché si è consumerizzato anche l'attacco, sì. Ci sono tool da quel punto di vista. C'è però una cosa da ricordarsi, che chi fa il mio lavoro vede poco, ma voi vedete tanto, che dietro comunque a un attacco
cibernetico, se te l'ho sentito dire prima mi fa tanta tenerezza sentire dire hai ragione, tecnicamente la mia età, ma no, è che è corretto, cioè tecnicamente siamo in Italia, dovremmo dire attacco cibernetico, però attacco cyber, dietro un attacco cyber ci sono comunque le persone, ed è lì che forse fate un po' la differenza con le persone. Esatto. Raccontaci qualcosa, omettendo i nomi ovviamente, che sennò ti sparano appena esci da qui, anzi mentre siamo qui. Però raccontaci qualcosa da un punto di vista generale del perché ci sono dietro persone. Allora, la questione è questa, che ci sono persone in ogni modo, cioè quando noi parliamo di gruppi criminali o quando noi parliamo di singoli hacker o del dipendente che se n'è andato, sono tutte persone. È molto personale anche il modo in cui vengono svolte le cose. Cioè, molto spesso, per esempio, per indovinare la tua password, ok, cosa va a fare il criminale di turno? Va proprio a guardare i tuoi aspetti personali. Certo. Te come persona ti guarda su Facebook, ti guarda su LinkedIn, vede come il nome della moglie, del cane, eccetera, e comincia a fare le prove anche in questa maniera qua. C'è una parte che noi pensiamo essere così ipertecnologica, in realtà ha delle componenti molto fisiche e molto tradizionali, cioè sia come approccio psicologico del criminale, sia come reazione, ma anche da un punto di vista investigativo. È chiaro che c'è una parte tecnologica nel fare un'indagine di tipo cyber. Si spera. Ma c'è anche la prima domanda che noi facciamo è: c'è qualcuno che ce l'ha con voi? Uh-huh. E quasi sempre la risposta è no. E invece quasi sempre si trova che qualche nesso c'era. È chiaro che c'è anche il famoso attacco di cui parlavamo prima, sì, ma strascico, quelli sono eccetera. La minoranza. Ricordate, il 75% ecco. Degli attacchi, stavo per chiedertelo, sono riconducibili. È un po' come gli omicidi, no? Quando c'è un omicidio, la maggior parte dei casi è qualcuno che tu conosci. Sono pochissimi gli omicidi svolti da persone terze. Ed è la stessa cosa col crimine informatico. 75% dei casi o c'è un insider o qualcuno collegato a un insider o in qualche modo qualcheduno che ha avuto informazioni volutamente o involutamente da un insider, ma non è casuale. Il 75% okay. Che c'è delle qualcuno frazioni in Cina che sono t'attacca. Da interni o pseudo interni, sì, o riconducibili a interni, wow. Oppure, e questo è un punto di grandissima debolezza, sono le parti terze, cioè collegate a noi. Ok. Ok? Cioè, io controllo tutti i miei sistemi, benissimo, però i miei fornitori che accedono ai miei sistemi, perché funziona così il nostro modello di approvvigionamento, questo e quest'altro, loro sono deboli. Okay. E su di loro non ci sono sufficienti controlli, sono società spesso molto più piccole, non hanno e quindi si entra attraverso i terzi, si bucano i terzi e si entra. Ok. Ok. È terrorizzante il fatto di pensare che il nemico è quasi sempre interno, perché tendiamo a pensare il nemico come alieno in senso etimologico, cioè altro da noi, diverso. Il pensare che 7 volte su 10 il nemico lo conosciamo in faccia, ci abbiamo bevuto un caffè, era un ex dipendente o era un ex socio, sì. fa male da un certo punto di vista, però vabbè, le statistiche non mentono quasi mai. E poi, da un punto di vista corporate, sempre ci sono i concorrenti. Ecco, sempre di più guarda, vediamo l'utilizzo era esattamente di quello, dicevo. Tecniche da ma parte la concorrenza sleale con sì. crimini cyber sì. è così diffusa sì. in quello che voi indagate? È sempre più diffusa. Permesso che quello che voi sì. indagate è un sottinsieme, quindi magari non è totalmente rappresentativo del... Però certo. Sempre più spesso si trovano concorrenti. Certo. Tipologie di attacchi che fanno concorrenti? C'è un esempio molto famoso che qualche anno fa, però è molto eclatante, molto pubblico, quindi ne possiamo parlare, non riguarda la nostra azienda. Deutsche Telekom ha subito un attacco per cui a un certo punto tutti i suoi router sono stati messi fuori uso per qualche minuto. Uh-huh. Okay? Non serve tantissimo, sì. Però se ci sono milioni di utenti che certo. a un certo punto si manda in tilt l'azienda.
E qual era l'obiettivo? E si è scoperto dopo che era stata una società liberiana che voleva entrare nel mercato di telecomunicazioni tedesche, e la sua idea era di far vedere che uno dei più grossi player sul mercato non aveva un servizio affidabile. E quindi nel momento dell'incavolatura, diciamo, sono entrati o hanno cercato di entrare per cogliere l'occasione sfruttando, diciamo, l'insoddisfazione degli utenti di quel momento. Ok. Ovviamente questa cosa poi è Non stata sono esposta, convinto che fosse una non ha scelta funzionato. No, estremamente esatto, intelligente. assolutamente no. Però è un esempio eclatante di un uso assolutamente che non ci aspettavamo, diciamo, all'epoca. Quando è successo, diciamo, la cosa era emersa perché, anzitutto, vabbè, perché hanno trovato e quindi sono riusciti a ricongiungere il cerchio, eccetera, e capire che cosa era successo. Però era uno dei primi casi molto noti in cui una cosa di questo genere Sarà che io è sono più successo. bastardo, però io avrei semplicemente fatto in modo di fare più interruzioni, non per arrivare come nuovo, ma per dire, è vero, siamo liberiani, quindi abbiamo una percezione nella testa delle persone di poca, di meno affidabilità rispetto ai tedeschi, ma guarda, tanto anche i tedeschi, Esatto, invece no. no. Ascolta, ma Ecco, scusa, vai. ti volevo solo dire una cosa in tal senso. Parliamo Fai del come mercato stessimo cazzeggiando, tranquillo. italiano, no? Visto che il nostro pubblico, visto che questa intervista è in italiano, è questa chiacchierata più che un'intervista. No, no, non Sì, alziamola troppo il livello del. Perché mi esatto, farebbe intervistatore, ma magari anche no. Cioè, c'è persone serie che fanno il lavoro di intervistatore. Però ecco, per esempio, in campo della moda questo è molto diffuso perché vogliono vedere le collezioni che sono in preparazione. Quindi lì Ah, i ok. concorrenti lo vediamo molto spesso, che cercano di bucare i server per vedere cosa c'è in arrivo. Esatto, volevo dirti, ma. Se tu dovessi fare, premesso che, cioè, non se sono informazioni, però se tu dovessi fare una conta della serva, di fatto 100, quali sono le cose che vi chiedono? Come lo divideresti? Non per fatturato, anche, cioè, No, non mi no, interessa, non voglio certo. informazioni sensibili, era solo nell'immaginario, cioè, cosa vi chiede un'azienda? Fatto 100 le cose che vi chiedono. Ok, il genere di reati di questo tipo che noi vediamo in Italia, i più comuni sono tutti quelli che hanno a che fare con le transazioni finanziarie fraudolente, cioè il falso CEO. Che è un classico caso, ok? Qualcuno ti chiama e ti dice: sono il tuo capo da New York piuttosto che da Tokyo, devi fare un bonifico super veloce perché so che tu hai liquidità e noi qua dobbiamo chiudere una transazione, non devi dire niente a nessuno. Questa è una cosa price sensitive, quindi uno nel panico va Era successo e fa. una nota, tra l'altro, ultimamente a una nota associazione di categoria, non diciamo quale, però. Ed era proprio così, 400.000 euro tirati fuori dicendo siamo in volo, non disturbarci, abbiamo bisogno di questa cosa. Esatto, quindi questo è un genere di. E purtroppo questa cosa in Italia funziona molto bene perché siamo molto abituati a fare quello che dice il capo, a prescindere di quello che dice la procedura. Per cui l'Italia è un paese particolarmente colpito da questo tipo di frode. L'altro invece è questo tipo di frode che ho appena nominato non è detto che implichi che qualcuno è entrato nei nostri No, sistemi ovvio. l'avvocati, ok? Può solo fare la telefonata. Invece c'è un secondo un po' più sofisticato in cui qualcuno buca i nostri sistemi, intercetta le fatture che ci E chiede arrivano, lo storno e chiede lo dice. storno e chiede di pagare su un altro Questo lo conto, raccontiamo ok? magari. È una delle frodi, sì, più Molto diffuse. frequente in Italia. In pratica funziona così. Io buco la mail sua, che è in questo caso amministrazione, e vedo che arrivano le fatture da ambedue le parti, cioè vedo che escono e arrivano fatture. Dopodiché, cosa succede? Succede che io contatto qualcuno che ha appena fatto il bonifico e gli dico: perdonami, c'è stato un cambio repentino per problemi di compliance dei nostri conti e quindi abbiamo provveduto a stornarti il pagamento di 100.000 euro che hai fatto sul conto vero della società e avremo bisogno che tu lo faccia su quest'altro conto che ti stiamo dando, tieni, questa è la lettera di credito piuttosto che. E funziona, diamine. Sì. E funziona tanto. Io ho visto
centinaia di migliaia di euro sottratti in pochi giorni, vicino, soprattutto in quelle realtà che fanno magari periodi dell'anno in cui hanno tutti i delivery e tutte le fatturazioni, corretto? Sì. Non solo, perché quella frode funziona molto bene, perché in realtà il sistema è bucato, per cui la mail che arriva è vera. Certo, ovvio. Cioè qualcuno si è impossessato della mail di ovvio. Qualcuno, quindi non c'è neanche da guardare i soliti problemi della falsa mail, della mail scritta male, eccetera, eccetera. Cioè viene proprio dall'account della persona che ci manda la fattura regolarmente. E spesso è anche un conto corrente intestato a un nome della società particolare, quindi tu hai la Pippo Pluto e hai la Pippo Pluto la Pippo Pluto LTD a Londra, esatto, con il conto intestato alla Pippo, esatto, Pluto LTD da qualcuno, quindi esatto, è un po' più questo richiede un livello di complessità ovviamente superiore a quello precedente, però sì, ne vedete tanti. Però anche di quelli. Questo è un buon punto, perché tende a essere anche il punto della risoluzione. Cioè molto spesso per un'azienda che magari ha perso 100-250 mila euro, cercare di capire come è successo questa cosa e risolverla e riavere i suoi soldi diventa molto difficile. Però ce la si può prendere contro la banca. Ah, beh, perché certo, è chiaro che la Pippo Pluto Limited, ma che controlli ha fatto la banca per dire che effettivamente era qualcuno turno, che fosse, esatto, esatto, e quindi in quei casi ci sono delle possibilità, invece che di lavorare quindi sul cercare la persona, ma di prendersela con le istituzioni. Anche perché l'ultima che abbiamo visto noi di cose del genere, la persona che poi è stata rintracciata, era un clochard che gli hanno detto: guarda, ma mi hanno dato in mano 100 sterline e i vestiti nuovi per andare a fare questa cosa e io l'ho fatta. Esatto. I soldi comunque non li trovo. Sì, magari incolpi un povero disgraziato che si è preso 100 pound in tasca, però noi i soldi non li trovi. Si può dire più o meno in che percentuale si riesce a recuperare i soldi? No, non si può quasi dire. Quasi mai. Ah, ok, perfetto. Okay, no, infatti, non fatevi fregare, perché esatto. Infatti questo è un altro problema qua, che gli altri paesi lavorano moltissimo sulla prevenzione, sull'istruzione all'interno dell'azienda, cioè si diffonde l'informazione sull'esistenza di questo genere di frode, si spiega ai dipendenti cosa devono e non devono fare, a chi rivolgersi se hanno dei dubbi, eccetera. Siccome questo in Italia non si fa, o si fa molto poco, cioè noi abbiamo pochissime richieste in Italia di questo tipo, in realtà siamo più esposti perché non sappiamo semplicemente che cosa... Guarda, quello lo vediamo anche noi con l'T42, che stiamo facendo un sacco... In realtà non pensavamo che una società che fa legal tech diventasse una società che eroga servizi di formazione, cioè era possibile chiaramente, ma non pensavamo, e ci accorgiamo invece che è una delle cose più utili, perché alla fine quella che si pensa essere l'informazione di base e la alfabetizzazione di base su queste cose svanisce. Io ho decine di casi in cui racconto di questo tipo di frodi e un paio di altre con gente che la vedi nel pubblico che ti guarda, inizia a sbarrare gli occhi e tu gli dici: scusa, ma che c'è? Ma no, sto pensando che se arrivasse a noi ci cadremmo dentro a pesce, senza chiedere niente. Questo era il responsabile, era il CFO di una azienda piccola ma con un grosso fatturato, che diceva: io mi ricordo almeno 5-6 volte nell'ultimo mese che il proprietario mi ha scritto dicendo: ciao X nome, mi riusciresti a fare sta roba che poi ti spiego? E io non mi è mai neanche passata per l'anticamera del cervello, sì, sì, che potesse essere una cosa del genere. Beh, molto spesso per cominciare a fare un test sulla resilienza di un'azienda, no? Perché uno può anche aver messo a posto i sistemi, sì, allora chiama qualcuno per vedere se quanto velocemente si riesce a bucare o con quale modalità, certo, eccetera. Quindi un punto di inizio per cominciare a capire come tarare l'esercizio, sì, è spesso quello di mandare una mail a tutti i dipendenti, che è una mail di phishing però fatta ad arte per questa azienda, ok? E vedere quale proporzione, no, dei dipendenti ci casca. E questa è la redemption rate, no? 80% troviamo in Italia. Stavo per dire, sì, che sì, noi abbiamo dal 70, lo facciamo abbastanza spesso, e abbiamo nel migliore dei casi che siamo riusciti ad avere, abbiamo avuto una redemption del 50%. Esatto. E già
eravamo quasi felici. Cioè, lo so che ho detto così, però eravamo quasi felici perché metà della gente. Poi in realtà no, ci sarebbe da dire che in ruoli un po' più apicali era meno del 20%, cioè in quelli che potevano poi fare davvero danni. Però diavolo, sì, in effetti è proprio così, ed è proprio brutta come cosa. Sì. Ma invece le cose che... scusa che sono curioso come una scimmia, le cose non cyber che vi chiedono di più? Beh, varia molto, però perché le tipologie di attività che noi svolgiamo sono anche molto diverse, è una società molto grande, però diciamo che in Italia molto spesso sono equivalenti, cioè gli ambiti sono sempre quelli, no? Qual è il business? Noi abbiamo tecnologia, abbiamo un business industriale, sì, abbiamo il mondo della moda, e le loro problematiche sono strettamente collegate al tipo di economia che noi abbiamo, no? Uh-huh. Quindi la protezione dell'IP, la protezione delle collezioni, tipicamente chi si rivolge a Kroll tende ad avere un problema molto grosso, okay, e molto delicato, okay. Okay? Per esempio, quindi non qualcuno che gli sta copiando magari un paio di pantaloni, ma una società che riesce a distribuire questi pantaloni su tutto il territorio mondiale in tempi addirittura più veloci di quella della società. Come fare, okay, a fermare questo? Questo è un genere di problema molto più complesso, anche perché si deve capire come si finanziano per poterlo fare. Ok, quindi sì, perché dietro ci sono capitali ed è un po' più difficile trovare capitali, esatto, che non trovare persone. Quindi non c'è una tipologia tipica, cioè non avete un 80-20, 80% mi chiedono cose di questo tipo, 20% no, il resto. No, uno dei motivi per cui mi piace questo lavoro è che è molto diverso, molto vario. Ok, quindi sono tanti tailor made, sì, tanti, sì, fatti, sì, a pennello uno con l'altro. Sì. No, mi stupisce il fatto delle frodi che siano ancora anche lì così, sì, così diffuse. È chiaro che un aspetto che ovviamente... ci sono delle cose che nel tempo, o perché qualche cosa, c'è stato un caso eclatante sui giornali, sì, o perché cambia la tecnologia, per esempio anche in ambito molto vicino alla tua attività, sulla parte reputazionale, spesso quando c'è per esempio il tema di pensare, dopo un'analisi magari fatta da qualcun altro, che c'è qualcuno dietro, mm-hmm, ok, allora cercare di capire chi è. Perché qualcuno sta cercando di arrecare un danno alla mia azienda, quali sono i motivi e come faccio a dimostrare che è la persona X piuttosto che la persona Y. Certo. Da un punto di vista poi pratico, quante volte l'entrata da voi è digitale? Cioè nel senso, arrivano da voi dicendo abbiamo avuto un problema digitale o non se ne accorgono, nel tipo sappiamo che qualcuno ci ha rubato roba ma non sappiamo dove arrivano, o arrivano più dicendo abbiamo avuto un'effrazione digitale, vediamo cosa è successo piuttosto che... No, in realtà non sempre si ha un'idea da dove nasce il problema. Era quello che volevo capire. E quindi sì, noi dobbiamo fare durante il primo incontro facciamo una serie di domande per cercare di capire sulla base delle modalità, anche perché la prima domanda è come ve ne siete accorti. Esatto. E quindi da lì ovviamente si riesce a mettere insieme. Però siccome in questo momento c'è anche un po' una psicosi di cyber, uh-huh, semmai c'è gente che pensa di essere in qualche modo intercettata, bucata, eccetera, in più alta proporzione. Dopodiché dici, no, ma guarda che c'è uno che ti ruba dalla cassa, no? Era esattamente, sì, il motivo per cui te lo chiedevo, perché ti stavo dicendo, quante volte poi, la domanda successiva era, è davvero un rischio cyber? Perché sempre più spesso credo che ci sia la psicosi, l'hai detto bene, da sì, cyber, sì, perché invece sì, qualcuno che prende e porta fuori. È così. Quindi sì, mi sì, confermi sì, che sì, le, sì, la tendenza mentale è la stessa. È giusto, sì. Cosa sono i rischi che vedi che stanno crescendo, che probabilmente saranno quelli più diffusi anche quest'anno? Allora, nel prossimo anno, mettiamola così. Cosa vedi in crescita? Sicuramente non abbiamo raggiunto un picco sul no, cyber. No, e quindi questo è ancora in netta crescita e in preoccupazione, diciamo, sempre più alte. Per ora le tipologie di attacchi sembrano essere ormai abbastanza ben caratterizzati, quindi cioè non ho visto grande innovazione, diciamo, okay, nei tipi di attacchi. E questo è un punto importante, perché la gente, ok, mi dice, ma io non sono un tecnico, perché ti aspetti che io sappia queste cose, eccetera. Allora la mia risposta è questa:
Noi sappiamo distinguere un furto da un omicidio e da uno stupro, ma non siamo avvocati. Allora, ci si mette lì un attimo, sono 5, 6, 7 categorie di attacchi, ok? E li si impara, sono il nuovo crimine. Basta impararle, si fa un po' di lezione, si fa, però non possiamo esimerci dal conoscerle. E secondo me, conoscendole un po' meglio, non solo ci difendiamo un po' meglio, ma cerchiamo anche di indirizzare la nostra attività antifrode o quello che è all'interno dell'azienda, e utilizzando quindi le nostre risorse in una maniera migliore. Sì, e la cosa impressionante è che in realtà c'è stata un'evoluzione importante delle metodologie di attacco, perché ci sono attacchi estremamente verticali, eppure le modalità di frode non hanno ancora, se non in casi di TAO, Tailored Access Operation, qualcuno che ce l'ha esattamente con voi e viene a bucare voi, con lavoro di mesi, eccetera. Non c'è stata ancora la ripresa di queste che sono le tecnologie più importanti all'interno poi del mondo della truffa. La truffa è sempre ancora abbastanza semplice, anche dal vostro punto di vista? Sì, ci sono casi di truffa di tipo di frode, diciamo, di tipo finanziario, che possono essere difficili da, per esempio, tutte queste transazioni che per esempio prendono un centesimo da una, ecco, questo genere di frode finanziaria all'interno di un'azienda può essere molto difficile, e più che altro l'azienda ci può mettere tanto tempo ad arrivarci perché non lo nota. Esatto. Però anche lì, stranamente, nel tempo le modalità tendono a essere, anche nei vecchi tempi, quando uno rubava magari qualcosa dal magazzino, molto spesso quando veniva beccato? Quando nel tempo aumentava le quantità, no? Perché diventava ingordo. Ecco, anche nei crimini più sofisticati, molto spesso l'errore è legato a questo, no? Che noi continuiamo nell'impunità, si diventa avidi, aumentano le... ci rendiamo e cominciamo a sentirci fortissimi, che ormai non ci trova più nessuno, siamo stati bravissimi, sono anni che andiamo avanti così. Questo spesso capita, me lo chiede la gente anche quando si sentono certe cose nelle intercettazioni telefoniche, quando vengono riprese scritte dai giornali. Uno dice: ma parlano dei reati così apertamente al telefono? Ho detto sì, perché se per molti anni sei andato impunito, poi non ci pensi più, è così che poi ci caschi alla fine. E quindi questo è uguale. Si abbassa la percezione del rischio dell'attaccante. Esatto. Quindi in realtà basta aspettare abbastanza a lungo, essere frodati abbastanza a lungo e sbaglierà. Non è esattamente forse il migliore dei modi. No, però a volte anche in casi cyber si fa così, si mette a osservare finché la persona non fa un errore. Vabbè, no, quello sì, chiaramente. Vediamo, siamo più o meno in dirittura di chiusura, perché sennò poi sono dei fottuti eroi se sono già arrivati fino a... se siete arrivati fino a qui, la parola di oggi è pennarello. C'è questa cosa per cui a un certo punto c'è la parola del giorno e ci sono sotto. Poi, secondo me, molti la copiano dagli altri e non hanno visto davvero, però le statistiche dicono che l'hanno visto, almeno l'hanno ascoltato. Qual è il momento in cui serve, secondo te, chiamare una società come la vostra? Non qual è il momento in cui vi chiamano, perché il momento in cui vi chiamano è lo stesso in cui chiamano noi, cioè quando sta andando tutto a fuoco, in genere è bruciata metà dell'azienda e loro ti chiamano dicendo: ciao, penso che potremmo aver bisogno di voi. Qual è il momento corretto? In realtà è meglio chiamare prima, ok? Per prevenzione ancora. Ma sì, è la direzione in cui sta andando anche la medicina, voglio dire, cioè non è una cosa legata sotto noi. Meglio conosciamo le nostre vulnerabilità, meglio ci prepariamo poi a... E tra l'altro un'altra cosa importante è che questi generi di lavori di assessment, eccetera, vanno fatti regolarmente nel tempo, cioè anche il migliore del mondo, ma l'ho chiamato 10 anni fa e poi nel frattempo la tecnologia è completamente cambiata e non ho più fatto assolutamente niente, ok? Quindi ci vuole purtroppo una cadenza regolare. Ma non solo, in realtà quello che vediamo noi è che non è che tanto è cambiata la tecnologia, quanto che io ho fatto una foto a quella cosa, poi nel frattempo è morto quel server, hanno preso quell'altro pezzo, ma non perché è migliorata la tecnologia, perché è morto il server,
perché hanno un ufficio in più e aggiungono. E mano a mano cambia la topografia dei dispositivi, cambia la parte e non sempre rimane a quel livello di sicurezza. L'altra domanda invece, avete notato anche voi, perché noi l'abbiamo notato, magari invece è una cosa particolare, che uno dei side effect buoni del GDPR è che la gente ha iniziato a riguardarsi dentro, a vedere un po' i topi morti, cioè con la scusa del dover andare a vedere un obbligo normativo di compliance come il GDPR, è stata l'occasione per guardarsi dentro e trovare i cadaveri negli armadi. È successo anche a voi o solo a noi? Ecco, allora, sicuramente il GDPR ha dato un po' una scossa. Io penso che è stato anche, però, almeno finora, un po' un'occasione mancata. Perché? Perché la parte, diciamo, cartacea, informative a destra, a sinistra, eccetera, eccetera, ha un po' oscurato, è talmente significativa che ha un po' oscurata la parte invece della sostanza che ci sta sotto, no? E quindi ci siamo tutti attrezzati come prima cosa su che cosa? Su tutti i disclaimer possibili, certo, immaginabili. Sulle informative. Ok, informative per qualsiasi cosa. Dopodiché... sulle nomine e gli informativi. Esatto, e quindi... questa questione qua, cioè, allora mi sono messa a posto formalmente, ho risolto questa parte qua, almeno mi sono blindato, ho speso talmente tanti soldi per fare tutto questo lavoro che adesso ho l'appetito anche di rivedere i miei sistemi. E anche sui sistemi, di nuovo, la regola è stata interpretata molto sulla questione degli accessi, che è chiaramente una parte importante, perché... ma però no, non fondamentale, è fondamentale, sì, hai ragione anche tu. Non solo, io ero... qualche giorno fa ero a un grosso evento, si chiama Digit, lo organizza Anorc, l'architettura sostitutiva, eccetera, e parlavamo proprio di quello, parlavamo del fatto che GDPR è stato visto come un obbligo di compliance e quindi di scartoffi, quando in realtà è forse l'unica volta negli ultimi anni in cui sottintende delle modifiche, dei cambiamenti talmente strutturali che spesso e volentieri nell'architettura dell'hardware, ma più spesso nell'architettura applicativa, c'è stata dietro. E quindi io arrivo a fare poi... arrivo a dover mettere mani sul codice questa volta. Non solo, parlavo con uno dei più alti ufficiali incaricati della Guardia di Finanza per fare le ispezioni, che mi diceva: sì sì Matteo, ma no, tu non ti preoccupare, noi prendiamo le scartoffie, le diamo a uno dicendo tu controlla lì, dopodiché guardiamo in faccia, prendiamo un trattamento a caso nel registro dei trattamenti e diciamo: bene, fammi vedere il database. E lì ha visto lo sguardo di terrore nei miei occhi e in quello di tutta la sala quando lo diceva. Quello che noi stiamo facendo più spesso, ti confido, è abbiamo sviluppato una serie di linee guida e una serie di checklist di analisi di quella che normalmente è application review o code review, cioè sul codice, sì, non sulla parte iniziale, perché ormai la parte iniziale fai un doppio audit per vedere se ci si è persi qualcosa. La parte di codice noi troviamo ancora i mostri. Ogni volta che guardi il codice, va il mostro lì, nascosto dietro un birillo, ma c'è c'è il drago enorme nascosto dietro un birillo. Lo sposti il birillo e Ixunt Leones, veramente. E sfortunatamente, se vogliamo dirla tutta, almeno dai dati che ci sono adesso, praticamente la totalità dei data leak che ci sono stati su aziende che formalmente erano... perfettamente compliant. Sì, sì, anche lì l'obiettivo in questo caso non era ovviamente quello di fermare ogni leak possibile. No, ovvio. Anzi, si deve sempre partire dal principio, ok? Io dico sempre, noi possiamo sempre subire un furto in casa. Uh-huh. E lo sappiamo e ne siamo coscienti, ok? Però non per questo lasciamo la porta aperta. Sì. Okay. Quindi l'obiettivo qua era di dire: ok, mettetevi una bella blindatura, e se state al primo piano mettetevi magari anche delle grate alle finestre, se avete delle cose particolarmente importanti come valore magari mettetevi anche un sistema d'allarme, cioè sì, fate una valutazione. Questa è la prima cosa che la GDPR, fai tu la valutazione, tu la tua valutazione del rischio, che cosa fai, che tipo di dati hai, che tipo di attività svolgi,
Ok? E quindi qual è il rischio che tu corri e a cui tu esponi i dati che cui sei in possesso? Questo è il tema. Ok? Ed è un tema che secondo me continuerà, cioè sfortunatamente vedo un aumento nei prossimi anni delle notifiche, non una diminuzione, almeno per un bel po' del tempo. Tra l'altro siamo uno degli stati europei che hanno meno notifiche, ma tipo ordini di magnitudo meno notifiche. 900 in Italia, Sì, non c'è niente, 14.000 esatto. in UK. Esatto. Quindi se dovessimo dare una Io li. lista di cose da fare al general manager che abbiamo dall'altra parte. Se dall'altra parte c'è qualcuno che dice: ok, io ho fatto tutto quello che c'era, ho chiamato una delle quattro sorelle della consulenza, mi hanno fatto tutta questa roba qui, ma adesso come faccio a sapere se sono a posto? Deve testare. Devi chiamare qualcuno Chiamare qualcuno che che gliela testa, testa. chiamare qualcuno che faccia audit delle applicazioni e sperare che anzi siano stati bravissimi e che tutto sia in ordine. Poi il vero dramma sono i suoi dipendenti. Perché i sistemi lì si può fare. Però se uno scrive la password sulla Quanto scrivania. diffuso è il dipendente infedele? Se tu dovessi dirmi su 100 aziende italiane, quante nel corso dei prossimi 2 o 3 anni avranno un problema con Ah, un... tutte? Sì. Se sarà di grande o Volevo piccola finire, ma entità, non finiamo. In che senso se sarà di tutte? grande o piccola entità è la questione, ma che tutte subiscono ogni anno almeno un tentativo serio di attacco barra di frode, è tutto. Noi ogni anno pubblichiamo un rapporto sulla frode e intervistiamo parecchie, per tutte le aziende, cioè copre tutto il mondo, però c'è anche una parte dedicata all'Italia e i numeri sono tipo 96%, al che mi fa Urca. pensare che il 4% semplicemente se ne è accorto perché non. E lì ritorna l'innuendo che si dice nel mondo della sicurezza, che a quanto pare è vero che esistono solo due tipi di aziende, quelle che sono state bucate Quelli e che non quelle che lo non se ne sanno, sono sì, accorte. esatto, così, proprio Siamo delle persone orribili. Direi che a questo punto, arrivati a 40 e passa minuti, ci fermiamo. Marianna, dove ti trovano? Piazza della Repubblica, No. intendi? Fuori. Se ti vogliono seguire online, eccetera, a parte Marianna Vintiadis e poi tappare qua sotto il cavaliere su LinkedIn, eccetera, su che social sei? A parte LinkedIn. In realtà esistono due account, Sì? uno su LinkedIn e uno su Twitter, Ok. però confesso che sono i ragazzi, non sono io personalmente Ma nessuno dei che due, neanche LinkedIn, guardi. Sei una li. persona orribile, come fai a non guardare? E poi se vogliono chiederti cose, va bene. Allora, male che vada, voi chiedete cose e io farò in modo che i ragazzi C'è la mia rispondano. mail sul sito, Però quindi farò in modo che i ragazzi rispondano. mandatemi una mail. Hai scritto qualcosa? Ti trovano da qualche parte ultimamente? Cosa? Allora, sì, parlo e scrivo regolarmente, Dove? quindi spesso rilascio interviste sui Ok. giornali. Sta per uscire il nuovo fraud report della Kroll, in cui c'è un pezzo su Ah, cui ho ok. lavorato. Sì, dovrebbe uscire a giugno, quindi sarà sul sito, quindi libero da scaricare per chiunque. Ok. Sì. Altre cose che vuoi dire? A parte ciao mamma che non si dice mai, o saluto tutti quelli che mi conoscono che non è carino. Sogno nel cassetto, eccetera. No, sto bene così, grazie. L'altro, dicevamo l'ultima cosa prima di donna manager in posizione chiave prima che fosse di moda. Sì, è vero, è vero. Kroll su questo è stata abbastanza pioniera, nel senso che sì, io dall'inizio degli anni 2000, però devo dire che anche Hanno aperto un il mercato con Kroll, te il capo praticamente. della Cina, il Sì? Ah, ah sì? capo dell'India, della California Ok. e del Brasile. Beh, Sono tutte beh. venute dopo di me, però il punto è che io non lo trovo sorprendente, sapete perché? Perché in questo lavoro le donne sono molto brave, le donne sono ossessivamente attente al dettaglio. E se vuoi fare l'investigatore, questa è una delle caratteristiche per cui ci sono delle investigatrici bravissime. È considerato una roba maschile, ma non lo è. E dovreste seguire i colossi multinazionali perché sono pieni di donne. Lo vedo sempre più spesso e ti dirò,
c'è una divisione buffa per cui l'investigatore è maschile e invece responsabile dell'audit è donna, quando in realtà è esattamente la stessa cosa, solo che c'è questa immaginazione dell'investigatore con la bottiglia di whisky, il cappello, sì, il fedora e il sigaro che, esatto, gira, quando in realtà il... E quindi anche l'investigazione... le donne bevono whisky. Anche donne bevono. Posso, non lei, ma posso confermare che ne conosco una serie. E quindi l'investigazione è donna. Per molti versi, secondo me, sì. Ci sta, assolutamente. Togliamoci questi primati finti del fatto che poi non si concretizzano. Perfetto. Allora, Marianna Vintiadis, responsabile Southern Europe di Kroll. Grazie mille. Grazie per essere stata qua con me, aver chiacchierato un po'. Vi lascio sotto comunque tutta una serie, trovate sotto nelle descrizioni un po' di link e cose varie, la trovate su LinkedIn, salutate l'assistente che risponderà, previsto che non risponde lei, quindi fate ciao ciao all'assistente, agli assistenti, che brutta persona che sono. Noi ci vediamo in un altro venerdì con un altro one to one racconto di persone. Grazie mille di essere stati con noi, e normalmente si finisce con estote parati, che è fatto in correttino, che è una cosa da liceo, però se no poi mi picchiano se non lo faccio. Tu non hai idea, me ne sono dimenticato di due nell'ultimo 2 anni, ho ricevuto le telefonate dicendo ricarica, sì, il video perché te lo sei dimenticato. Quindi grazie mille per averci ascoltato e estote parati.